Questo programma è offerto da Palermo. La mafia gestiva l'ortofrutticolo. Catania. Raffaele Lombardo condannato a 6 anni e 8 mesi. Villa Abate. Incidente stradale. Grave motociclista. Sport. Bagheria. Anna Incerti seconda alla maratona di Verona. Palermo, maxi sequestro da 250 milioni di euro. Il clan Galatolo spadroneggiava l'ortofrutticolo. Le mani della mafia nel mercato ortofrutticolo di Palermo. Secondo un'indagine della DIA che ha portato ad un mega sequestro di 250 milioni di euro, il clan Galatolo decideva tutto, anche quali carciofi dovevano essere venduti, merce rigorosamente prodotta da amici. Cosa Nostra, grazie all'aiuto di alcuni stendisti, stabiliva anche il prezzo della frutta e controllava il confezionamento ed il trasporto della merce. I 5 uomini, Angelo e Giuseppe Ingrassia, Pietro La Fata, Carmelo e Giuseppe Vallecchia, che sarebbero vicinissimi a Cosa Nostra e che appunto erano degli insospettabili imprenditori proprietari di stand all'interno del mercato ortofrutticolo, avrebbero permesso alla mafia di dominare il settore grazie anche alla cooperativa Carovana Santa Rosalia, che si occupa di compravendita di frutta, imballaggi, trasporto e vendita di cassette in legno e facchinaggio. Un lavoro assolutamente redditizio, visto l'elenco del sequestro. 13 aziende, 20 immobili, 14 veicoli e numerosi rapporti finanziari e bancari per un totale di 250 milioni di euro. Catania. Raffaele Lombardo condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Raffaele Lombardo è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza arriva dal giudice dell'udienza preliminare di Catania, Marina Arrizza, che ha anche disposto l'invio degli atti alla procura per valutare la posizione di Mario Ciancio Sanfilippo, editore del quotidiano La Sicilia. Il giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto il reato elettorale assorbito in quello di concorso esterno nell'associazione mafiosa. Lombardo è stato assolto per il capo di imputazione relativo ai rapporti con il clan mafioso dei Cappello, ma sono stati provati i suoi contatti con Cosa Nostra. Oltre al carcere, il giudice ha inflitto anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dalla libertà vigilata per 1 anno. È stato invece rinviato a giudizio il fratello dell'ex presidente, Angelo Lombardo, imputato degli stessi reati. Per lui il processo col rito ordinario si aprirà il prossimo 4 giugno davanti al Tribunale di Catania. Ragusa, ex docente arrestato per sesso con minori. Un professore in pensione è stato arrestato dalla polizia di Modica con l'accusa di violenza su un minore. L'uomo, 80enne, è stato sorpreso a compiere atti sessuali nel parcheggio dietro la scuola in compagnia di un minore. L'indagine andava avanti da qualche settimana e l'epilogo è stato più triste di quanto ci si aspettasse. L'ex docente pagava il padre di 2 ragazzini romeni di 15 e 16 anni per fare sesso con loro. In cambio, oltre a somme contanti, regali, ricariche telefoniche, PC ed anche un furgone per il premuroso genitore che ricattava l'anziano estorcendo alte somme di denaro con la minaccia di rendere pubbliche foto hard che lo ritraevano insieme ad uno dei 2 ragazzini. I poliziotti hanno trovato a casa dell'anziano alcuni regali acquistati per i 2 minori e foto di ragazzini, 2 dei quali morti. Per l'ex professore sono scattati gli arresti domiciliari in una casa di riposo di Modica, mentre per il padre dei 2 minori si sono aperte le porte del carcere di Ragusa. Palermo. Rocca Entella, turista muore in area archeologica.
Una turista francese, Christine Cuny, 51 anni, nata a Perpignan e residente alle Collette de Dez, è morta mentre si trovava nella zona archeologica di Rocca Entella, a Contessa Entellina. La donna è scivolata nell'area archeologica e ha sbattuto la testa. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Il magistrato, dopo l'ispezione del cadavere da parte del medico legale, ha concesso il nulla osta per il seppellimento della salma. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada piano di scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Villa Abate, incidente stradale, grave un motociclista. Terribile scontro la scorsa notte in via Messina Marine. Un motociclista alla guida di un Honda Hornet si è scontrato frontalmente con una Fiat Punto. Nell'impatto ha sbattuto violentemente il viso contro l'asfalto. Le sue condizioni sono gravissime. Il giovane di 30 anni è stato rianimato all'ospedale civico. L'auto era guidata da Vincenzo Urso, un ragazzo di 24 anni, anche lui palermitano. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto. Per l'automobilista solo tanto spavento ma nessun graffio. Palermo. Gli alunni del De Gasperi studiano nei corridoi. Da circa 90 giorni, 75 alunni della scuola elementare De Gasperi di Palermo studiano nei corridoi. All'interno del plesso ci sono tre aule con i soffitti a rischio crollo a causa di infiltrazioni d'acqua. Le classi sono state sistemate in grossi corridoi che ci sono nella scuola, dice la preside Maria Giovanna Granata. A novembre sono intervenuti i vigili del fuoco, ma adesso li chiamerò di nuovo perché quando piove ci sono problemi nelle aule. Per precauzione abbiamo chiuso le aule spostando gli alunni nei corridoi in attesa che vengano realizzati i lavori di messa in sicurezza. Porticello. La scuola elementare avrà il bagno per i disabili. Finalmente sono iniziati i lavori per la realizzazione di un bagno per disabili nella scuola elementare di Porticello. Il vice sindaco e assessore ai servizi sociali, Rosalia Immiti, afferma: «Conoscevo il problema e mi ero attivata. Da tempo avevamo acquistato i pezzi sanitari e tutto l'occorrente per il bagno. Dopo alcuni ritardi, non legati alla mia volontà, oggi finalmente gli operai hanno iniziato i lavori per la realizzazione del bagno. Posso dire che entro una settimana sarà funzionante». Palermo. Il fidanzato la lascia, lei tenta il suicidio. Una ragazza di 22 anni ha tentato il suicidio dopo essere stata lasciata dal fidanzato. Fortunatamente, grazie agli SMS, è stata rintracciata nella stazione di Tommaso Natale a Palermo. La ragazza era in possesso di un coltello. Subito dopo essere fuggita di casa, aveva scritto un SMS alla mamma spiegando le ragioni del gesto. La madre ha subito chiamato la polizia per rintracciare la figlia. La ragazza, dopo essere stata localizzata dagli agenti, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata all'ospedale Cervello. Radusa, Assemblea Lavoratori Forestali OS Codires. Oggi, 20 febbraio 2014, alle ore 18.30, presso i locali della sala Centro Polifunzionale Ex Cinema, siti in via Regina Margherita nel comune di Radusa, l'OS Codires organizza un convegno assemblea avente come oggetto la stabilizzazione dei lavoratori forestali e lo sviluppo agromontano. Interverranno il presidente dell'OS Francesco Crocitti, il segretario regionale di categoria Enrico Scozzarella, il dirigente zonale Anthony Profeta, altri dirigenti sindacali e la partecipazione istituzionale del sindaco di Radusa Cosimo Marotta, dell'assessore locale dell'agricoltura Prospero Cardaci e la presenza di altri consiglieri comunali.
La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Sport, bagheria, Anna Incerti seconda alla Maratona di Verona. L'atleta bagherese Anna Incerti ha ottenuto il secondo posto alla Giulietta Romea Half Marathon a Verona, con il tempo di 1 ora, 10 minuti e 10 secondi, a soli 20 secondi da Valeria Straneo. Per la Incerti si tratta di un risultato strabiliante perché è arrivato dopo 2 anni di stop dovuti alla gravidanza dalla quale è nata la piccola Martina. La Incerti ultimamente si era allenata in altura, in Sudafrica. Il prossimo impegno sarà il 29 marzo per i mondiali di Copenaghen. Questo programma è stato offerto da Buona giornata carissimi amici ed amiche del meteo.it, previsioni per mercoledì 19 febbraio 2014, una perturbazione al nord porta piogge diffuse e maltempo sul Friuli, qualche pioggia anche in Toscana, più rare al sud. Ecco il consueto dettaglio grafico, al nord cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse su tutte le regioni, attenzione saranno forti sui rilievi tra Piemonte e Lombardia e dal pomeriggio anche al nord-est, specie sul Friuli. Al centro nubi diffuse su Toscana, Sardegna, Umbria con piogge sulla Toscana centro-settentrionale, poi sparse sul nord delle Marche e anche sull'Umbria. Piovaschi su ovest e Sardegna, più soleggiato invece altrove. Al sud nubi diffuse vediamo sulla Sicilia e la Calabria con qualche debole piovasco sull'isola, rari invece altrove. Più soleggiato vedete sul resto delle regioni fortunatamente. La neve cadrà diffusa sulle Alpi a quote superiori ai 1300 metri. Sarà abbondante ancora al nord-est dal pomeriggio. Venti in prevalenza meridionali di scirocco moderato sull'Adriatico. Diamo un'occhiata anche alle nostre temperature, minime più o meno stazionarie su gran parte delle regioni e comprese tra i 7 e i 13 gradi durante il giorno. Prevediamo 11-16 gradi al nord, sempre mite al centro con 16-21 gradi, ma ancora più mite al sud con 18-23 gradi. Carissimi, la previsione termina qui. Non stancatevi mai di seguire i nostri aggiornamenti sul nostro portale, nella pagina Facebook, su Twitter e su Google+, ilmeteo.it, dove la il fa la differenza ovunque.